Bentornati al Matt Vox Rock Show. La mezzanotte si avvicina e come sempre, come ogni giovedì, questa è l'ora dedicata agli amanti dei racconti dell'horror. La nostra rubrica Non chiudere gli occhi anche stasera è qui per tenervi compagnia. Stasera leggeremo un racconto di Lorenzo Basilico, che è una nostra vecchia conoscenza. Tempo fa abbiamo già letto il suo racconto L'ausiliario. Questa volta invece è il turno di Lacrima di strega. L'alchimista rovista nel laboratorio, tra i tomi polverosi e gli alambicchi. Il vento che si insinua dalla finestra rotta non scaccia l'odore di zolfo che alligna. I compaesani superstiziosi hanno rotto il vetro al suo arrivo, ma non li odia. Non possono comprendere la seduzione del sapere. L'arte per lui è l'unica costante in quel mondo transitorio. È cagionevole, ma anche se rischia un malanno, il vetro è costoso, non si azzarda a sostituirlo. Le sue magre risorse sono destinate ai tentativi di trasmutazione. La sorte però ieri gli ha arriso. Una meteora, una lacrima di strega, come la chiamano i villici, è caduta nelle vicinanze. Leggenda vuole che ognuna di esse contenga una maledizione, ma lui è ben lungi dal curarsene. Mondata, la pietra celeste adesso è al centro del tavolo. Il minerale aguzzo brilla, con riflessi carminio alla luce delle candele consunte. L'alchimista lo maneggia con cura, preparandolo alla dissoluzione, alla nigredo, la prima fase. La luna occhieggia dalla finestra rotta, unica testimone. Ah! Uno degli spuntoni della pietra trapassa i guanti logori, trafiggendo la pelle. Un graffio, da cui però inizia subito a scorrere sangue, accompagnato da un dolore sproporzionato. L'alchimista impreca e getta la pietra sul tavolo. Decide di sospendere il lavoro per quella sera, dato il presagio nefasto. Passa una notte agitata, rigirandosi nel letto. Il sonno è funestato da sogni bizzarri, in cui non è più uomo. È nella pelle di un animale che corre a quattro zampe, che marca il territorio con i propri liquidi, il proprio odore, che brama la preda. Libero. Si sveglia sul pavimento, stranamente euforico, galvanizzato. Tutto è più chiaro. Non c'è più posto nella sua mente per miraggi insulsi a cui si aggrappava solo il giorno prima. L'odore metallico del sangue che percepisce su di sé e a terra è dolce alle sue narici, ora eccezionalmente percettive. Guarda i suoi nuovi occhi da lupo nel piccolo specchio dal manico di piombo e sorride. Questo era Lacrima di strega di Lorenzo Basilico. Lorenzo è autore della saga Ex Tenebris, oltre che della raccolta di racconti Varchi nell'Etere. Potete trovare di più sulle sue opere andando alla pagina Facebook Lorenzo Basilico Autore. E potete trovare Ex Tenebris su Amazon.it. Ringraziamo Lorenzo che ci ha segnalato la canzone Cowboys from Hell dei Pantera. Noi ci sentiamo giovedì prossimo e come sempre ricordatevi di inviare i vostri racconti a radioracconto@libero.it. Racconti ovviamente horror e ovviamente sotto i 2000 caratteri spazi inclusi. Non dimenticate di segnalare anche la canzone che volete sentire in diretta dopo la lettura del vostro racconto. Questa è Cowboys from Hell dei Pantera, scelta da Lorenzo Basilico.